Buonasera a tutti, fedelissimi amici di Atlantide, e bentornati su questo canale. Ennesimo recupero nostalgico degli anni 80, questa volta in mano a YouTube, a basso budget e ben plastificata. Ammetto, l'idea nel 2018 non mi piacque affatto e non l'ho presi troppo sul serio. Cobra Kai. Poi venne Netflix, spolverata da manuale, abbinata alla facile fruizione, tantan pubblicitario, due tre amici che te la consigliano ed è subito binge watching. Cobra Kai, 34 anni dopo Karate Kid. Alla faccia malandrina della webserie e brilla per un perfetto equilibrismo. Da una parte è costretto piacevolmente ad offrire il fianco alla nostalgia. Lo fa citando qualche battuta, ricalcando qualche scenetta, suggerendo ogni tanto schemi familiari. Dall'altro evita del tutto la trappola in assoluto più deprecabile, quella della parodia New Age. Racconta piuttosto una storia leggera ma non banale, con perfino qualcosina da dire, e finisce per surclassare in scioltezza i sequel originali. Non esistono cattivi studenti, solo cattivi maestri, diceva il vecchio Miyagi, ed è questo il mantra al centro dell'operazione Sony Movie. I metodi del Cobra Kai nel vecchio film erano pacchiani, banali ai massimi livelli. Qui invece non ci si accontenta di riconoscere, puntare il dito ed etichettare, ma ci si sforza di individuare cosa c'è realmente dietro. Quello che non dà le risposte che tutti si aspettano, ovvero che i cattivi sono i bulli, ignoranti e arroganti, magari pure privilegiati e viziati figli di papà. E suggerisce quelle un po' più delicate, ovvero che certe ideologie sono in realtà una calamita per insicuri ed emarginati veri, che grazie ad esse risolvono problemi che dall'altra parte non vengono ascoltati. Trovano qualcuno che li accoglie, imparano metodi pericolosi ma efficaci, si riprendono il rispetto. Non è questione di schierarsi e giustificare. Cobra Kai si permette semplicemente di andare un po' più in là, quanto si tende a fare mediamente oggi nel rappresentare scelte morali, e farti notare che esistono motivi giusti che ti portano a compiere scelte sbagliate. Ed esistono usi sbagliati delle scelte giuste. La prima stagione di Cobra Kai sa benissimo cosa vogliamo vedere e anche cosa ci aspettiamo di voler vedere, ma in realtà no. Si gioca l'equilibrio splendidamente. La seconda sfuma e si perde un po' troppo in teen drama. Purtroppo, o per fortuna, non puoi che continuarne la visione. William Zabka, ovvero Johnny Lawrence, qui vero e unico protagonista del suo riscatto a tutto tondo. Pisce in positivo, con un calcio in faccia al suo mentore e agli ultimi 30 anni misteriosi della sua vita, vincendo e convincendo in pieno, a scapito di un Ralph Macchio, ossia Daniel LaRusso, privo ormai di quel fuoco giovanile e orfano del suo mentore Miyagi. LaRusso che a sua volta troverà una via diversa per ritornare a respirare gli insegnamenti del suo maestro. Lesson for all life. Il cast è costruito attorno ai vecchi protagonisti e ben studiato, giovane ed efficace nella creazione delle nuove peripezie, anche se spesso non sempre a fuoco in alcuni attori, secondo me. La regia non brilla certo per inventiva, ma si nota anche il budget ridotto. Ma nel complesso la commedia drammatica tiene botta. Si fa molto apprezzare nella sua freschezza, tutta in stile anni 80. Cobra Kai è una serie TV riuscita da più punti di vista, facile da vedere, adatta anche ai più giovani, grazie anche a episodi di breve durata sempre pronti a coinvolgere lo spettatore, sapendo anche, a seconda delle situazioni, lavorare su più registri emotivi, senza mai prendersi troppo sul serio, sfruttando a dovere citazioni e riferimenti del suo passato, spesso con un pizzico di ironia. Non ci resta che attendere la terza e la quarta stagione, già messa in cantiere, grazie e soprattutto al rispolvero messo in piedi da Netflix. E con questo ho concluso anche il video di oggi. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale con la campanella per ricevere tutti gli avvisi, di lasciare un commento qui in basso e se volete la felpa
di Cobra Kai, date un'occhiata qui sotto nelle informazioni. Ho concluso. Vi voglio bene.